È stato il sindaco De Magistris assieme al vice sindaco Tommaso Sodano e a Pasquale Sommesi, in rappresentanza della regione Campania, ad inaugurare la terza edizione della manifestazione Caputo Napoli Pizza Village. Quest'anno il villaggio si è trasferito pochi metri più indietro rispetto alla precedente edizione, quando arrivava fino a Piazza Vittoria. Dalla rotonda Diaz al consolato americano, 45 pizzerie storiche napoletane questa sera hanno allestito banchetti per la degustazione di uno degli alimenti più importanti della cucina tipica partenopea, appunto la pizza. Oltre 4.400 i posti a sedere, con giochi di luce e laser e fasci luminosi che hanno illuminato la serata partenopea. Proiettori nel cielo notturno che hanno esaltato i bagliori della kermesse, che cercherà di superare il record della passata edizione, quando furono sfornate oltre 75.000 pizze. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Pasquale Sommese, in rappresentanza della regione Campania, e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Credo che ogni realtà deve avere la sua specificità. Ottobre in festa, Monaco. La pizza qui a Napoli, che esalta un altro pezzo dei nostri vari turismi, che non è solo la costa, non sono solo le nostre straordinarie bellezze paesaggistiche, archeologiche, monumentali, ma che è anche il turismo congressuale, quello religioso, quello enogastronomico, e anche la pizza deve entrare in un grande momento turistico e di attrazione. Secondo anno che si fa qui sul lungomare liberato. Saranno giorni di festa, di pizza, di socialità, di turismo, anche per stare un po' bene insieme, un bel messaggio. Poi sono tutti operatori napoletani, campani, quindi un bel messaggio della città di Napoli che fa il giro del mondo. Tra gli stand presenti sul lungomare Caracciolo, anche la pizzeria Vesi, che in occasione della terza edizione del Caputo Napoli Pizza Village ha voluto ancora una volta dedicare una pizza al calcio Napoli. L'anno scorso fu il turno di Mare Chiaro, di Mare Kamsik. Quest'anno sarà la pizza mimetica a essere tra le più richieste dai cittadini e dai tifosi azzurri. Andiamo a vedere come è stata preparata. Com'è nata l'idea della pizza mimetica, la pizza dedicata alla nuova maglietta del Napoli? È tutta un'idea dei fratelli Vesi. È veramente nata l'idea Giuseppe Vesi. E io l'ho trasformata con dei nostri ingredienti a una pizza. Quali sono gli ingredienti? È una pizza doppio impasto con provola, pomodorini, rucola e scaglie. E poi sopra c'è del pesto con panna e pesto senza panna. Il presidente la deve assaggiare, il presidente, e poi addirittura il nuovo arrivato, il nostro idolo Higuaín.